stanno distruggendo il nostro paese. Lo stanno distruggendo perché sono poi tutti incendi dolosi. Qui c'è la protezione civile che trova gli ordigni. Un gesto del genere mi ferisce, mi fa diventare rancoroso. No? Ai nostri figli gli insegneremo che chi nasce e cresce in condizioni ambientali e culturali devastate dovrà adattarsi ad arrancare. Hanno distrutto l'Italia. Che è successo? Ciuccarella! Ciucca! Ciucca! Vedi se c'è tuo fratello là dentro, dici c'è una mecca che lo vuole. Io preferivo quando avevo 10 anni, 8 anni. Adesso, visto, succedono delle cose, guardano, nessuno fa niente. A me mi ha spezzato il cuore quel ragazzo lì in Spagna. È allucinante. Ma può essere mai tutta quella gente e nessuno ha difeso quel ragazzo? Uno di noi, ma anche io stessa, avrei visto che si buttavano questi. Io mi sarei buttata addosso. Perché noi vediamo queste cose quando giriamo, vediamo di tutto, lo sai, se noi viviamo in mezzo alla strada. Più hai bisogno e più sei nelle braccia di un sistema portato a sfruttare, e portato a sfruttare soprattutto il debole. Penso che non ci sia, a parte i problemi di salute o i lutti, qualcosa che possa far sentire più con l'anima a terra. Disponibile con tutti, aveva un grande cuore, ha aiutato, si può dire, quasi tutta la gente del circo, perché era uno che se la sbrigava sempre, sai? Io non pensavo che sarei arrivata a stare male per mio padre, non lo pensavo, invece non accetto questa mancanza. One.
tu che butti il sacchetto per strada, che vuoi fare? È sciocco, te la vengono a prendere a casa, qual è il problema? Perché ti butta? Penso che quella persona piace il brutto, a me piace il bello e mi voglio vedere queste cose. Venuto degli olandesi, campeggio bellissimo, ordinato, pulito, tutto quanto, però fuori non si può uscire, tra prostituzione e immondezza è indecente. Questo è un paese civile, un popolo che permette che vengano sfruttate delle donne in quelle condizioni, non è un popolo civile, non si può definire un popolo civile, non è autorizzato a farlo, neanche a pensarlo, figuriamoci a dirlo. Ho sempre avuto una soglia di tollerabilità dell'umiliazione anche molto bassa. È come una ferita che resta, destinata a cicatrizzarsi. Anni che ci vengo, ogni anno c'è stata qualche, o gli danno fuoco, oppure sono cicche dai sigarette, non c'ho idea, però ma è un peccato perché perde. È la gente che ha capito che ci hanno preso dai terre cose, che, perché c'hanno proprio la mania di bruciare. Io non li ho capito. Ho voluto rappresentare tutti quelli che erano i mestieri e le arti di questo paese, dai primi del Novecento fino al 1950. È uno spaccato fedele ripreso dagli archivi di quella realtà e di quel periodo in questo centro storico. Questi mestieri ovviamente si sono evoluti, no? Magari non esistono più a livello artigianale, però a livello industriale esistono ancora. Certo è che Sermoneta, proprio centro storico, ha perso tutti quelli che erano gli antichi mestieri.
tranquillo qui, non ti dà fastidio nessuno. Arso nelle sue terre, arso nei suoi valori, arso nei sogni che non ci sono più concessi. Ci stanno dei scellerati in giro che farebbero di tutto, no? Qui c'è la protezione civile che trova gli ordigni. Già solamente il fatto che si aerei e si elicotteri sono privati, ogni alzata di elicottero sono 1.300 euro. Ma voglio pagare un po' dei scagnozzi che vanno a fare sto lavoro. C'è un popolo che ha delle difficoltà a sapere che cos'è l'onestà. Se no, quelle persone verrebbero immediatamente rimosse. Che nonna ti ha preparato la cena, nonna. Loro sono lo specchio della nostra anima. Non c'è niente da fare. Andiamo pure a fare un po' dei primi piatti. Raffaella? Sì, dimmi. Ma prendi due piatti? Li avevo già presi. E gli altri paesi sembra che le cose vadano più avanti meglio. Qui tasse di qua, tasse di là. Chi c'è una piccola attività non ce la fa andare avanti. Cioè uno apre, non è che sta rubando, sta cercando di sopravvivere. Sono uno che lavora sempre, feste non me ne faccio, riposi non me ne faccio perché mi piace lavorare, mi piace stare a contatto col pubblico. L'onestà e la gentilezza e qualsiasi cosa uno è sempre a disposizione, cerchi di fare di meglio insomma, via. A volte ho molta paura, paura che il giorno dopo non mi sveglierò con il giusto slancio. Tutti noi, se guardiamo indietro nella vita, ricordiamo preferibilmente i momenti in cui siamo stati appassionati. La passione è il motore della nostra esistenza. Genesis.
sul vizio non ci piove. La gallina che